Buongiorno a tutti. Innanzitutto io sono Stefano Liotta e sono il responsabile della struttura di ingegneria e sviluppo smart grid e innovazione all'interno di Areti, che è il distributore di energia elettrica del gruppo Acea su Roma. Il titolo di questa presentazione è Modello predittivo del rischio e metrica di resilienza della rete elettrica in un contesto metropolitano. Mi scuso per la articolazione del titolo e la sua complessità, diciamo che dentro ci stanno le tre parole chiave di questa presentazione: resilienza, rischio, contesto metropolitano. Non so perché non... Ah, questo. Ok, grazie. Quindi partirei dall'ultimo pezzo, dall'ultima parola chiave, il contesto metropolitano. Noi facciamo il nostro lavoro su Roma. Roma è la capitale d'Italia, una metropoli a livello, diciamo, internazionale, e in un contesto metropolitano ci sono numerose infrastrutture critiche che coesistono in un modo anche abbastanza integrato. Tenete presente che la rete elettrica, diciamo, la gestione della rete elettrica in telecontrollo e in telegestione sui sistemi di media tensione si basa, e anche su quelli di bassa, si basa sulla rete pubblica di telecomunicazioni, per rappresentare un concetto abbastanza consolidato nel nostro ambiente. Quando parliamo di resilienza, diciamo che è la capacità di un sistema di assorbire gli effetti di una perturbazione e tornare efficacemente nella sua condizione di equilibrio o di regime. Quindi di questo stiamo parlando. La visione su un contesto metropolitano deve essere una visione integrata. Se parliamo della distribuzione elettrica, partiamo da lì, perché questo è il nostro mestiere. Noi lavoriamo sulla resilienza relativamente ai sistemi di gestione centrali e ai componenti di rete che sono distribuiti sul campo. Quando facciamo questo significa in sostanza che sui sistemi periferici portiamo innovazione tecnologica, provvedimenti di tipo meccanico strutturale, ridefiniamo gli assetti di rete, rilocalizziamo la componentistica se necessario, nell'ottica di migliorare la resilienza. Nei sistemi centrali quello che facciamo è una cosa un po' più complessa, che è quella di utilizzare l'enorme volume di informazioni che gestiamo dal sistema di georeferenziazione allo SCADA elettrico, ai sistemi di telegestione, li integriamo per avere delle informazioni complete sui sistemi e per costruire, con l'aiuto di algoritmi, diciamo, sviluppati ad hoc, delle valutazioni sulla vulnerabilità del sistema, del suo complesso e quindi dei componenti di rete alla singola minaccia che stiamo considerando. In questo caso parliamo di minacce di tipo atmosferico. E quindi arriviamo alla definizione del rischio. Il rischio per noi, in quella formulazione articolata che vi ho presentato nella slide, è semplicemente, dal nostro punto di vista, il prodotto, diciamo, come da letteratura, della probabilità dell'evento per l'impatto che l'evento stesso produce. La probabilità dell'evento però può essere suddivisa in un prodotto fra la probabilità che si verifichi la minaccia atmosferica e la vulnerabilità del componente a quella minaccia. Quindi in quel senso, aggregando la vulnerabilità e l'impatto, come mostrato, si ha un indice della resilienza del componente e quindi del sistema alla singola minaccia. Quando si fa un lavoro di questo genere sull'intero sviluppo della rete e quindi sui componenti che la costituiscono, si stabilisce una mappatura del rischio, e sulla base di questa mappatura si può stimare il beneficio degli interventi in termini di variazione del rischio. Quindi quello che noi facciamo è quello di costruire i nostri piani di investimento su scala annuale, i nostri piani manutentivi su base settimanale e mensile, ma non solo, anche l'analisi in tempo reale di quello che sta succedendo su una minaccia che si presenta in modo molto estemporaneo, diciamo, come normalmente avviene.
le azioni quindi di prevenzione e di contrasto per lavorare sulla resilienza in tempo reale. Si può fare di più, perché qui passiamo al contesto globale dell'ambito metropolitano, è quello che noi abbiamo fatto nel progetto Roma Resilience Enhancement of Metropolitan Area, insieme all'Enea, insieme a Celta, insieme a Telecom, insieme ad altri soggetti che hanno partecipato a questo processo, questo progetto finanziato. Si può fare di più mettendo insieme le infrastrutture di cui parlavamo prima, che concorrono poi alla definizione della valutazione del rischio globale del contesto metropolitano in relazione a una minaccia di tipo atmosferico che cambia la prospettiva. E quindi là è necessario costruire un algoritmo che tenga conto, come è stato fatto, delle mutue influenze dei vari sistemi. E una soluzione di questo genere ti permette anche di non solo di mettere in campo in tempo reale delle azioni di prevenzione e di contrasto successivo all'evento per gestire l'evento stesso, ma ti permette anche di fare delle simulazioni sugli scenari di criticità che si possono presentare per lavorare, come dicevamo prima, in termini di, appunto, di investimenti, manutenzioni e tutto quello che è necessario fare per migliorare la resilienza del sistema. Grazie per l'attenzione.